Oggi parliamo di un cult del 1983, Sing Sing, di Sergio Corbucci. La pellicola inizia con Montesano e Celentano che evadono da un carcere, ma è solo l'anteprima di un loro film del quale non sono contenti. Così propongono due storie alternative. Bisogna rigirare tutto il film. Anzi, cambiare storia. Nel primo episodio vediamo Edoardo, un meccanico romano che per colpa di alcune incomprensioni crede di essere il figlio della regina d'Inghilterra. Nel secondo c'è il tenente Boghi, un burbero detective che deve proteggere un'attrice, Marina Suma, da uno psicopatico. Vi dico una cosa da addetti ai lavori. 2 anni prima di Sing Sing, Enrico Montesano aveva fondato la società Made in Italy 81 per coprodurre i film interpretati da lui. È stata proprio questa società ad acquistare un soggetto cinematografico intitolato Io e la Regina, che poi è diventato il primo episodio di Sing Sing. L'episodio del meccanico Edoardo è ispirata a un fatto realmente accaduto, quando uno sconosciuto si introdusse nelle camere reali di Buckingham Palace solo per poter fumare una sigaretta con la regina Elisabetta, che riuscì a chiamare i soccorsi allontanandosi con la scusa di procurargli un pacchetto. Only questo, only this. Ormai l'abbiamo capito che spesso nei film le location hanno due volti come Giano. Giano, ma chi è? Natura. Di Buckingham Palace si vedono solo gli esterni, mentre gli interni sono quelli della bellissima e nostrana Reggia di Caserta. A Buckingham Palace ovviamente vive la regina d'Inghilterra. E in Sing Sing chi la interpreta? Vanessa Redgrave, una grandissima attrice britannica. Giunta alla gloria con Blow Up di Antonioni, nel corso della sua carriera ha racimolato tantissimi premi e nomination, tra cui un Oscar come miglior attrice non protagonista per il film Giulia. Lo sapevate poi che è sposata con l'italianissimo Franco Nero? Adesso andiamo sul set del secondo episodio. Marina Suma ha dichiarato che Adriano Celentano era gentilissimo, sempre pronto ad aiutare e non si arrabbiava mai. Dall'altra parte però era pigrissimo. Non amava farsi truccare e nemmeno pettinare, anzi, più spelacchiato era e meglio si sentiva. Non aveva neanche voglia di cantare, ma in compenso non perdeva occasione per farsi una bella dormita. Adesso vi svelo un easter egg nascosto in una scena di Celentano, quando il tenente Boghi fa una telefonata per segnalare una rissa. Pronto speciale? Qui è Boghi. C'è una rissa in via Pipolo, angolo Castellano. E chi sono quei due? Ma certo, i registi dei tanti successi del moleggiato, come ad esempio Innamorato pazzo del Bisbettico Domato. Sempre in questo episodio di Sing Sing, il maniaco interpretato da Rodolfo Laganà è ispirato a Norman Bates. Lo psicopatico, il psico. Toglimi di qui, cretino! Mannaggia, c'hai ragione. Scusa, Mrs. Bates. Anche nei cult della commedia all'italiana, le macchine hanno un ruolo importante. La curiosa automobile del tenente Boghi è una Puma Ranch del 1982, lo stesso modello della fantastica macchina che Jerry Calà guidava in Bomber. Guardi che non ce n'è di macchine così in giro, ce lo dico io, glielo dice uno scemo qua. Che bella, però nonostante la grandissima scelta nelle automobili, Sing Sing non è perfetto e infatti c'è un errorino, un curioso caso di morte apparente. Il tenente Boghi viene chiamato in un ristorante perché c'è stato un delitto, ma quando arriva sulla scena il morto muove il piede, ma dai! Sarà forse l'emozione nel vedere il molleggiato? Bene, finalmente è arrivata la mia ora d'aria, perfetta per guardarmi per l'ennesima volta un cult come Sing Sing con i miei amici del braccio C. Va a morire! O che venga da te, anche a crepe da mazzata! E forse è meglio che lo guardi da solo stavolta. Beh, cosa ne pensi? Forte. Anzi, se vuoi sapere, proprio fortissimo. Tu non l'hai raccontata molto bene questa storia, ma è forte, ragazzi, è proprio forte.